Sono a Mapp.arte. Sono a Mapp.arte. Sì, mi stanno anche intervistando. Ecco chi sono. Anzi, così, perché qua mi sono smaccata con il cioccolato. Ecco, o pare pure. Strana. O pare marotto. Ryan! Sono a Mapp.arte. Lilla, tira. Ah, ok. Ciao. Come ti chiami? Mauro. Minda. Silvia Marotto. Katia Marotto. Alessandro. Laura Rangina. Daniele Sec. Marco Porco. Ryan. Sara Carracoi. Mirko Marotto. Nicola. Carlotta. Dove vivi? Belvì. All'Arizzo. Belvì. Arizzo. A Belvì. Mi puoi descrivere cosa vedi dalla finestra della tua camera? Io, il mio cortile, il monte, che devi sembrare. Le case dei vicini. Vedo il bar di Zia Maria. Vedo una casa antica, le case popolari vecchie. Un grande bosco, tutto il mio orto e anche una specie di cantiere con tante macchine. Cose schifose. Tipo? Case vecchie, molto vecchie. Vedo Zebranu e una casa di una mia vicina di casa che ha un terrazzo sopra il tetto. Come sono le persone di Belvì? Accoglienti. Simpatiche. Socievoli. Dipende. Cioè, ce ne sono simpatiche, un po' arroganti, un po'... Dipende da loro. Fanno ridere per le cose che fanno o per le cose che dicono. A volte i belviesi sono scansafatica perché dicono le cose e ci mettono e non le fanno mai. Come per esempio il gruppo folk, perché stanno dicendo da 2 anni che lo fanno e non l'hanno ancora fatto. Quella delle ciliegie invece di darci da fare. Se fossi un politico, cosa cambieresti per il tuo paese? Toglierei tutti quei veicoli da casa mia perché rovinano tutto il verde. Fare il gruppo folk. Le case disabitate e mettere le persone. Rinnovare il centro storico, fare tutte le strade in pietra. E cambierei quella casa che c'è di fronte a me. Alla mia camera e... Cosa metteresti al suo posto? Metterei un campetto con una piscina. E rifare il canto a tenore perché è una cosa che si è persa durante il tempo. Metterei i binari nuovi. Fare dei servizi che sarebbero attivi tutti gli anni. Ma secondo te la crisi ha toccato Belvì? Sì. Tu la senti la crisi? Io no, ma la mia famiglia credo di sì. Che cosa vuol dire patrimonio territoriale, materiale e immateriale? Secondo me un patrimonio territoriale vuol dire avere un patrimonio... grandi terreni, oppure anche delle grandi strade, con delle opere o delle statue. I boschi, i parchi che abbiamo e tutta la vegetazione che è bellissima. Il materiale, ad esempio, delle storie oppure dei sentimenti. La musica sarda, poesie di Belvì.
le usanze che ci sono. Qualcosa che magari non c'è ma possiamo raccontare. Potrebbe essere qualcosa su cui si potrebbe essere fieri sul paese. Ad esempio un ciondolo. Il bene materiale, quel ciondolo magari è di oro, il bene materiale sono i soldi che tu guadagni vendendolo. Il bene immateriale invece è tipo il ricordo che hai di un nonno, un bisnonno che ce l'aveva. C'entra qualcosa con questo progetto che abbiamo fatto, il patrimonio immateriale? Il patrimonio immateriale sì, perché su questo progetto abbiamo lavorato sulle storie raccontate dalle persone del nostro paese. Con le interviste ho capito che Belvì è un paese molto più bello di come lo conoscevo prima. La memoria storica che cos'è? La memoria storica, ad esempio, ricordarsi un ricordo molto vecchio o una storia che ti avevano raccontato in passato. Un giorno mio nonno, il babbo di mio babbo, stava cercando di spaccare quel chiodo, di spaccare la pietra usando un chiodo, perché lui spaccava le pietre perché lavorava alla calce e quindi stava cercando di spaccare la pietra. Quella però non sono mai riusciti a togliere il chiodo, lui e il mio babbo. E un giorno stavamo passeggiando in campagna e mio babbo ha detto: io qui mi ricordo che con mio nonno avevamo piantato un chiodo. E siamo andati a controllare e c'era veramente. Noi abbiamo fatto una mappa di Belvì. Solo che una mappa legata alle storie delle persone che abitano il paese. Storie umane che domani faranno parte della memoria storica del paese. Abbiamo intervistato Andrea Marotta che ci ha raccontato la storia del bar di Tintulu. Di Aide che da Belvì ci ha fatto viaggiare in posti esotici e lontani. Tonino Loi che ci ha raccontato la storia di Cizzu Cazzotti. E Battista Porco, uno degli ultimi botta in Sardegna che vive a Belvì. Abbiamo registrato, sbobinato ed elaborato le loro storie. Come te la immagini Belvì nel futuro? Me la immagino con pochi abitanti e con molta disoccupazione. Un paese in mezzo al bosco, più o meno come adesso. È ancora più bello. Spero con più persone perché è un paese molto accogliente. Spero che tutti siano felici. Più vecchia rispetto ad adesso. Con molte più auto, però io non le voglio perché rovinano tutto. La gente crede che sia migliore una città, invece come ho detto prima è meglio un paese piccolino per crescere dei figli. Penso che si faranno più figli. Me le immagino con poche persone, però queste persone penso che siano intelligenti perché sono rimaste nel paese e vuol dire che ci credono nel paese. Ti vedi qui o ti vedi fuori? Non lo so, speriamo che mi vado fuori. Come mai? E poi ritorno. Vado a cercare ragazzi. E poi ritorno. Bisogna andare fuori a cercare la ragazza, l'amore. Certo. E poi tornare qui. Sì. Il tuo desiderio più grande per Belvì e i suoi abitanti? Il mare. Che riaprano il parco avventura e che si possa usare. Che riaprano le scuole. A posto delle auto vorrei l'asino con la carriola. Che le persone possano fare quello che vogliono senza essere giudicate. Tutti si vestivano in un modo tutto moderno, solo che un giorno alla settimana dovevano vestirsi tutti anticamente e andare a fare un pranzo in campagna, come si facevano antichità.
che vengano molte persone e che parlino bene gli altri paesi, dicono cose belle. Che gli abitanti di Belvì fossero più uniti fra loro e senza litigi. Cosa vorresti fare? La pediatra. Qui, per i bambini di Belvì, per i bambini futuri di Belvì. Sì, se sei posto, sì. Cardiologa. La cardiologa? A Belvì? Dove? A Cagliari. Perché a Belvì non potresti farla? No, perché non c'è ufficio. Non ci sono cuori? Ah? Non ci sono cuori? No, non c'è ospedale. Ah. Cuori sì. Cuori? Sì. Tutti siamo un pezzo di storia di Belvì.